Todino, è un ferragosto caldo anche per il Campobasso, che si sta preparando intensamente per l'inizio della stagione. Mancano circa 20 giorni, però state lavorando sodo, soprattutto con le amichevoli, per via del discorso che la Coppa Italia è saltata e quindi di conseguenza sono questi banchi di prova per la preparazione al prossimo torneo. Sì, purtroppo è slittato anche i turni di Coppa Italia, il campionato ancora non è sicuro se si inizia per inizi di settembre. E niente, sì, ci stiamo preparando al meglio per queste amichevoli, per prepararci fisicamente per inizio campionato, quindi facciamo questi test per arrivare al top al campionato. Senti, qui ci sono i presupposti per far bene, siete partiti in netto anticipo rispetto agli altri anni, avete già una rosa consolidata che potrebbe essere anche aggiustata strada facendo, però l'importante è che a Ferragosto, dopo un mese di lavoro, questa rosa è già bella e fatta e compiuta ed è pronta per la stagione agonistica. Sì, la maggior parte che siamo qui in ritiro penso che è ben formata la squadra, quindi dobbiamo solo aggiustare alcuni piccoli dettagli. Ecco, mano a mano con l'allenatore cercheremo di migliorare giorno dopo giorno. E niente, aspettiamo con calma questo campionato, dove ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo che è vincere. E niente, noi ora ci prendiamo un paio di giorni, che dal 17 di luglio che abbiamo iniziato il ritiro, e poi ripartiamo sempre con la stessa motivazione per far bene per il campionato. Senti, tu poi hai anche obiettivi particolari, l'anno scorso hai fatto 10 gol, sono stati gol tra l'altro fondamentali, hai trascinato questa squadra ai playoff, grandissimo risultato, quest'anno però devi cercare di battere questo piccolo record. Sì, infatti, vabbè, magari con la vittoria superare questo obiettivo e raggiungere un altro obiettivo, che sono 200 partite con il Campobasso, sarebbe la ciliegina sulla torta, però penso che con la squadra, con il gruppo, dobbiamo aiutarci uno con l'altro e spero di vincere, soprattutto spero di vincere il campionato, poi raggiungere obiettivi è la seconda cosa, spero solo di vincere questo campionato con il Campobasso. Che dici, girone campano pugliese o quello marchigiano abruzzese? Ma ora da un paio di giorni penso che è 50-50, ma io sono fiducioso sempre per il girone abruzzese, quindi non lo so, noi comunque siamo una squadra costruita per vincere, quindi non ci fa paura né l'H né nel girone F, quindi dobbiamo allenarci alla grande per superare questi ostacoli. Il girone F però vi danno già per favorite. Sì, però non dimentichiamo che c'è il Fano, che l'anno scorso ha fatto benissimo, ha preso qualche giocatore importante, quindi dai, è a pari con noi e niente, noi ce la metteremo tutta, ripeto, per vincerlo.